studio. Sicuramente il suo lavoro, la sua dedizione, la sua capacità di trasformarsi in qualunque personaggio sono state per il cinema l'essenza di una rivoluzione. Non solo estetica, ma di contenuto. Fuori dagli studios hollywoodiani, nelle periferie delle metropoli, l'essere attore e protagonista poteva nascere quasi distinto. L'istinto di recitare senza tante regole la vita di tutti i giorni. You're gonna take both of them, Madonna me. You're gonna take them. And you know what they're gonna do to you? And you know what you do when you knock somebody off? You take a gun, you shoot him right up against his fucking head. That's what you do. You get his brains all over your nice new Ivy League suit, Michael. That's what happens. How do you like that, huh, kid? Shut up. What? I know you can do it. All right, you prove it to me. You can do it. Go ahead. Prove it. Ma per Bob De Niro è sempre stato vitale imprimere la propria anima dentro un personaggio. Dimagrire, ingrassare, parlare con accenti italo-americani, suonare il sax o trasfigurarsi in un'orrenda creatura di montaggio di carne umana. Trovare quelle peculiarità che danno all'attore il senso della propria arte, che danno al film il marchio della propria presenza, ha fatto sì che i film a cui partecipa siano diventati i film di Robert De Niro, l'attore che negli ultimi 20 anni ha fisicamente rappresentato il cinema americano. Lei va mai al cinema? Raramente, perché gli uomini non fanno che duellare e cadere nei pozzi. E dicono un sacco di stupidaggini. Senta, in ufficio ha una stufa che si accende con un fiammifero? Credo di sì. Supponga di essere nel suo ufficio. Ha fatto duelli tutto il giorno. È sfinito. Questo è lei. C'è una donna alla porta. Entra e non la vede. Si toglie i guanti. Apre la borsa e la vuota sul tavolo. Lei la guarda. Questo è lei. Adesso. La donna ha 2 centesimi, dei fiammiferi e un nichelino. Lascia il nichelino sul tavolo, rimette i 2 centesimi dentro la borsa, poi prende i guanti. Sono neri. Li mette nella stufa. Accende un fiammifero. A un tratto, il telefono suona. Alza il ricevitore. Ascolta. Dice. Non ho mai avuto un paio di guanti neri in vita mia. Riattacca. Si inginocchia vicino alla stufa, accende un altro fiammifero. Improvvisamente lei si accorge che c'è un altro uomo nella stanza. Un uomo che sta osservando ogni mossa che fa la donna. Che succede poi? Ma non lo so. Stavo solo facendo del cinema. Nato a New York, a Little Italy, il 17 agosto 1943, Robert De Niro riceve dai genitori, entrambi pittori, una preparazione artistica. Ma la sua grande famiglia è l'Actor Studio di Lee Strasberg e Still Adler, il santuario dal quale sono usciti Marlon Brando, Paul Newman, Dustin Hoffman e Al Pacino. Dopo l'Actor Studio, De Niro continua la sua formazione sulle scene dell'Off-Broadway per arrivare al suo primo Chuck in Ciao America, primo lungometraggio di uno sconosciuto Brian De Palma, che lo vorrà nuovamente con sé in Oggi Sposi del 1969. Se l'incontro con De Palma è stato molto importante, quello con Martin Scorsese è stato decisivo. Tra i due nasce un sodalizio che durerà nel tempo e che darà al cinema grandi film e grandi interpretazioni. Grandi film come Mean Street, girato negli stessi ambienti che hanno marcato la sua adolescenza e quella di Scorsese.
e dopo il successo dello scapestrato Johnny Boy arriva all'Oscar per il miglior attore non protagonista per la sua partecipazione a Il Padrino parte seconda di Francis Ford Coppola. Due anni dopo l'Oscar, per De Niro arriva la definitiva consacrazione con l'allucinato interprete dell'incubo metropolitano Taxi Driver, sempre di Scorsese, dove per prepararsi alla parte ha perso 18 kg e ha realmente guidato un taxi per 2 settimane nella notte newyorkese. Per De Niro incomincia una serie impressionante di incarnazioni. Dal sassofonista di New York, New York di Scorsese, al giovane erede della dinastia dei Berlinghieri in 900 di Bertolucci, dal reduce del Vietnam nel Cacciatore di Michael Cimino, alla grande interpretazione del pugile Jack LaMotta in Toro Scatenato di Scorsese, che gli porterà il suo secondo Oscar, questa volta come protagonista. Non credo che i tuoi sentimenti personali, le tue preferenze durante la lavorazione di un film possano più di tanto influire sulla qualità dell'interpretazione. A volte ti pare di non sentirti a tuo agio col personaggio che interpreti e poi va a finire che la tua interpretazione viene enormemente apprezzata dal pubblico. E poi c'è un'altra cosa. Tutti i film che ho fatto sono stati importanti per me per una ragione o per l'altra. E a tutti sono affezionato quasi come a dei figli. Ovviamente ho le mie idee e i miei sentimenti personali nei confronti dei film che ho interpretato, ma non rivelerei mai le mie preferenze in pubblico. Non ora almeno, forse quando sarò più anziano. Posso dire che i film che ho fatto con Scorsese sono tutti stati molto importanti per me, anche se ce ne sono stati altri altrettanto fondamentali che non erano diretti da Scorsese. Ma ovviamente la mia carriera e quella di Martin sono ormai indissolubilmente legate per tutti i progetti che abbiamo sviluppato insieme e per tutto quello che ci ripromettiamo di fare in futuro. Noodles, l'ex gangster che invecchia in C'era una volta l'America di Sergio Leone, mercenario redento in Mission o diabolico in Angel Heart, Al Capone volgare e sfregiato in Gli Intoccabili di De Palma, catatonico in Risvegli, cuoco analfabeta in Lettere d'amore o canaglia che impersona il male biblico in Cape Fear, il promontorio della paura di Scorsese. De Niro è uno, nessuno o 100.000. Impossibile da identificare in un ruolo, lo si ricorda in blocco. Qualunque cognome assuma, De Niro resta De Niro, nella insicurezza generazionale, nell'istintiva infelicità, nell'introversione, continuando l'opera nichilista dei ribelli non violenti hollywoodiani come John Garfield, Montgomery Clift, James Dean. Dopo i suoi 1000 personaggi camaleontici, Robert De Niro, all'età di 50 anni, incomincia una nuova carriera, prima come produttore con la Tribeca Film, la casa di produzione che l'attore ha aperto nel palazzo di 8 piani al centro di New York, trasformandola in una piccola Hollywood, e poi con il debutto alla regia, con Bronx, tratto da una pièce teatrale scritta da Ches Palminteri, l'attore che nel film interpreta un boss di quartiere italo-americano. Non è certo facile essere regista di se stessi, almeno non lo è stato per me. A volte è più facile rendersi conto che qualcosa non funziona in una scena proprio nel momento stesso in cui la si sta interpretando. Mi è capitato spesso come attore, specie con Martin, di accorgermi e far rilevare dei particolari in una scena che potevano essere migliorati. Ci sono molte cose che possono sfuggire a un regista. Quando ti trovi a dirigere te stesso, questo punto di vista critico ti viene un po' a mancare ed è più stressante o semplicemente più faticoso perché richiede più energie. È normale per un regista affidarsi al parere di più persone, chiedere la collaborazione di tutti. Sono stato assistito dai tecnici delle luci, i miei produttori, Ches Palminteri e chiunque si trovasse in grado di farlo. Ogni volta che provavo una scena, volevo sentire il parere di tutti, e soprattutto di Ches. E poi mi servivo molto del playback, il sistema, ormai molto diffuso, che ti consente di rivedere il girato immediatamente, in videoregistrazione. Altre volte, invece, quando non lo ritenevo necessario,
Mi limitavo a ripetere la scena 4 o 5 volte e mi ritenevo poi soddisfatto. Say I don't want to look at it. I'll do 5 takes. That's it. I know it's okay. Anybody got any problems? Let's move on. I think actors have more of a sensitivity. Penso che gli attori siano più sensibili, sia nei confronti degli altri attori che delle persone in generale. Ho usato molti attori non professionisti nel film. I registi attori, per quanto mi risulta, anche per aver visto un certo numero di film diretti da attori, sanno instaurare un ottimo rapporto con gli attori, proprio perché hanno un'esperienza diretta di cosa significhi recitare e sanno come mettere a proprio agio una persona.